Per capire i fischi di Cagliari, giova rifarsi al clima di entusiasmo che i rossoblù locali avevano saputo suscitare nell'isola, coinvolgendo anche strati di cittadini solitamente lontani dalle faccende sportive. Ovunque in Sardegna, da queste viscere del Sulcis alle solitudini della Barbagia, dalle città rivierasche ai paesi della Nurra e del Campidano, le vicende del Cagliari sono seguite con una passione fin qui sconosciuta. Molta gente che per la prima volta ha visto la classifica del campionato su uno schermo televisivo, le prime 8 squadre nella colonnina di sinistra e le altre 8 nella colonnina di destra, chiede la domenica sera: il Cagliari è sempre a sinistra? E l'entusiasmo cresce quando la risposta è: a sinistra e proprio in cima alla colonnina. Questo clima di entusiasmo offre pretesto ad analisi contraddittorie. Chi parla del Cagliari come d'una droga, propizia al sonno della mente. Chi parla di rivincita dei sardi dopo secoli di emarginazione. Il Cagliari vince lo scudetto, si inaugura un nuovo stadio capace di 60.000 spettatori e per festeggiare il doppio avvenimento la Federazione del Calcio programma a Cagliari l'incontro internazionale Italia-Spagna. Finora la nazionale italiana ha disputato 296 partite. Di regola i dirigenti hanno organizzato lo spettacolo tenendo anche conto dell'animo degli spettatori. Hanno incluso nella formazione, cioè, uno o più giocatori della città che ospita la gara. Per l'inaugurazione dello stadio olimpico a Roma furono chiamati in nazionale 7 giocatori delle squadre capitoline. A Cagliari questo criterio, diciamo geopolitico, viene abbandonato. Il selezionatore della nazionale azzurra, Balcareggi, esclude Domenghini per mandare in campo la coppia Rivera-Mazzola. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi e sono tristi. Siamo la coppia più bella del mondo. Il risentimento dei sardi è generale. Una frangia incline all'enfasi cede alla tentazione retorica, confonde la gamba di Domenghini con la piccola patria sarda e grida la Sardegna tradita. Lei è tifoso? È stato alla partita? No. E cosa ne dice di questi fischi di sabato? Beh, d'altronde ci stanno anche, perché anche se il Cagliari sta andando male non meritava una cosa simile. D'altronde almeno uno. Signor Melis, stiamo parlando di questi fischi di sabato. I fischi di sabato secondo me se li ha meritati, non la squadra, ma l'allenatore Balcareggi. Perché il responsabile di tutto questo è lui. Se lui è ancora nella nazionale lo deve alla squadra del Cagliari. Perché i miracoli fino adesso li ha fatti San Luigi Riva, non lui. Perché se lo fosse da lui. Lei è stato alla partita? Io sì, no, non sono stato. Non sono andato alla partita. Balcareggi è un ingrato, perché lo doveva fare così con noi Balcareggi. Balcareggi l'abbiamo fatto grande noi, glielo dica il signor Balcareggi. Gli è servito solo Riva, e c'era, voleva lui, per fargli comodo. Riva ha messo due gambe per la nazionale a me. E basta adesso. Il campionato. Ma dalle Lei è tifoso? Non so niente, sono tifoso, ma l'hanno ammazzato, ma io non c'ero. L'hanno sparato, ma non c'ero. Dai, Forza, no. Cagliari! Balcareggi ha fatto la più grande gaffa della sua vita. Perché se io sono invitato a casa di lei, mi mette a disposizione il tavolo, gli devo dire pure, venga, mangia una forchettata di roba. Lei ha fischiato? Sì. Ho fischiato uno dei primi. Sono entrato gratis, però ho fischiato anch'io. No, io non ci sono andato, ho venduto il biglietto, signore. Ecco, e quelli... Mi consenta, altri invece sono andati e hanno fischiato. Come hanno, il giudice? Hanno fatto bene a fischiare, hanno fatto bene. Io sono sportivo quanto il primo e ho preferito non andarci perché sapevo che doveva finire così. Perché poi... moltissimi tifosi avevamo già biglietto in tasca e quando abbiamo visto la sua decisione così ingrata abbiamo preferito rivendere il biglietto a meno costo per non andare a vedere simili portieri.
Quindi lei ha preferito stare a casa anziché andare lì a fischiare? Siamo rimasti soffrendo a casa per non andare lì a fischiare. Molti invece hanno reagito diversamente di me. E quelli che sono andati a fischiare come li giudica? Io li giudico un po' incivili e anche incoscienti, perché i giocatori non ne hanno nessuna colpa. Ma ci volevano però questi fischi, ci volevano per forza, perché è stata una contestazione giusta. A parte il lancio degli aranci, i mandarini, qualche carciofo. A me mi è sembrato giusto. Cioè, com'è? Giusta la contestazione, ingiusta la misura. Ingiusta la misura, però lei... la contestazione è giusta. Io sono d'accordo con lui, però c'è questo, che io con i giocatori non l'avrei fatto una cosa del genere. Mi sarei scagliato direttamente contro Valcareggi, perché il dirigente di gara era lui. Poi a parte quello, a me è dispiaciuto molto che hanno fischiato Lino Di Mameli. Ma ad ogni modo il fischio non era per Lino Di Mameli o per l'Italia. Per l'Italia come patria, erano fischi di contestazione e basta. Una contestazione non vuol dire che devono fischiare la patria, la nazione. Si contestava la squadra di calcio. La squadra di calcio, la nazionale, chi l'ha fatta la nazionale, la squadra della nazionale. Io sono molti anni che sono a Cagliari, 5 anni, non ho mai sentito i sardi fischiare, anzi pensavo non sanno fischiare per niente, nemmeno quei fischietti, non ho mai sentito niente del genere. Non mi pare che si arrivi a questa esagerazione, dire mettiamo su un piano patriottico, non esiste questo, no? Cioè, fatti del genere accadono a tutti, sono accaduti a noi quest'anno. A Cesena una partita che succede in dei momenti veramente drammatici. Il nostro dirigente sta accompagnato via dalla polizia, i carabinieri hanno scortato la squadra, hanno picchiato tutti perché è mancato Riva. Si era ammalato improvvisamente, ha potuto giocare. Questo pubblico è deluso. E noi l'abbiamo giustificato, tutti l'hanno giustificato. È stata una reazione così normalissima, no? E non vedo perché qui non deve essere accaduta la stessa cosa. Cioè, che questa squadra che ha dato molto a questa nazionale negli ultimi anni. Cioè, direi che è stata la protagonista principale dei successi internazionali, con Riva, Domenghini, Albertosi e tutti gli altri, Cera e compagnia bella. Gioca in casa, finalmente la squadra gioca a Cagliari, non c'è nessuno. Era logico ci fosse una reazione, insomma, così.